Oggi incontriamo Marika Savolgemi, atleta clusonese, 18 anni, pratica snowboard. Nel 2020 si è aggiudicata la Coppa Italia Giovani di questa disciplina. Ciao Marika. Ciao. Ciao. Come e quando nasce la tua passione per la neve? Come ti ha spinto a scegliere proprio la tavola? Allora, la mia passione per la neve nasce da quando sono piccola, perché fin da quando ero piccola sciavo a Colere, perché io ho una casa a Colere, e quindi ero sempre su con la mia famiglia a sciare, facevo sempre i corsi col maestro, soprattutto i corsi di Natale. Poi, dopo che ero in quarta elementare, mi pare, o terza elementare, una mia amica, con la quale sciavo sempre, ha deciso di cambiare, voleva provare a farla a andare con lo snowboard, allora anch'io ho cambiato, sono andata con lo snowboard e poi da lì in poi ho iniziato a fare le gare e mi sono proprio appassionata. Però ecco, la mia idea non era quella di fare le gare inizialmente, cioè volevo solo fare snowboard, divertirmi. Poi con la mia squadra, che è lo Scalve Border Team, che è a Colere, mi hanno portato un po' in giro, mi sono appassionata e ho iniziato così a fare le gare. E appunto, diciamo, è stata più che una scelta mia, è stata un po' una scelta casuale di andare a fare snowboard e le gare. Però è stata una bella scelta comunque, anche se così. Grande. Grazie. Come sono i tuoi allenamenti e come cambiano durante le diverse stagioni? Allora, i miei allenamenti, parliamo diciamo dell'inverno inizialmente, di solito ci alleniamo circa 3 volte a settimana durante proprio la stagione e la domenica tutto il giorno, il sabato solitamente al pomeriggio e anche un giorno in settimana, che di solito l'anno scorso e quest'anno era il mercoledì, poi vabbè varia. E c'è un inizio stagione che si fa di solito allo Stelvio a Cervinia e lì i giorni diciamo si va via per 4-5 giorni e di solito è ottobre, novembre, dicembre, quei mesi lì, però non sono così tanti poi gli allenamenti rispetto a quelli che facciamo appunto durante la stagione, che sono anche i più importanti e quelli più costanti. Poi gli allenamenti che ci sono importantissimi, comunque bisogna tenerne conto, sono quelli estivi, che praticamente ci alleniamo quasi 6 volte a settimana, comunque è un allenamento importantissimo per arrivare preparati alla stagione invernale, alle gare, e si alternano tra palestra, bici, quindi un po' più resistenza, magari forza esplosiva e tutti comunque allenamenti a secco, che non riguardano la neve. Poi a giugno, tra l'altro, andremo allo Stelvio per provare materiale nuovo e tutto, però ecco, non saranno comunque allenamenti sulla neve, perché d'estate ci si allena in palestra e si fa diciamo il fisico e poi sarà in stagione, ci si occupa più diciamo dell'aspetto tecnico sulla neve, però ovvio anche durante la stagione è importante allenarsi e andare in palestra, non come d'estate, però comunque è importante lo stesso. Ok, grazie. Niente. Quando non prende pratichi il robot, vai a T-Sport? Allora, principalmente, vabbè, snowboard è quello principale. Gli altri sport che pratico, vabbè, vado un po' in bici d'estate, soprattutto, però lo faccio principalmente per andare bene in snowboard durante la stagione, per essere pronta fisicamente. Poi tanta palestra. E a me piace molto anche giocare, non so, a pallavolo, perché quando ero più piccola giocavo a pallavolo. Quindi se si può, magari se si ha tempo così con le amiche, gli amici, ci incontriamo, non so, al campo di beach volley, facciamo pallavolo, giochiamo qualche partita di pallavolo. Poi magari bello anche ogni tanto fare qualche giro in montagna, visto che abbiamo delle montagne bellissime qui. E poi niente, una cosa che mi piacerebbe fare, che non ho ancora provato, come si deve diciamo arrampicare, mi piacerebbe provare ad andare a arrampicare magari quest'estate, però poi si vedrà. Grazie. Niente.
Sei anche una bella ragazza con urgenti. Grazie. Ecco. Cosa ti piace fare oltre lo sport? Hai anche uno skateboard sotto il letto? Allora, oltre allo sport, vabbè, mi piace stare con i miei amici, le mie amiche. Comunque mi piace divertirmi anche a me, quello. Poi vabbè, io comunque in stagione sono anche molto, diciamo, occupata, perché a scuola le mie compagne di classe mi prendono sempre in giro perché dicono che non ci sono mai a scuola perché sono sempre via per le gare. Però comunque, ecco, sono spesso molto indaffarata con lo studio, perché comunque saltando molti giorni di scuola, ecco, sono un po' presa. Adesso finalmente sono quasi finite tutte le verifiche, quindi sono un po' più libera. E anche in questo periodo, beh, mi piace stare, come ho detto prima, con i miei amici e amiche. E lo skateboard, sì, ce l'ho. lo dovrei usare anche più spesso perché è molto importante. E infatti me lo sono fatto regalare per Natale da mia mamma. E dovrei usarlo più spesso, infatti il mio allenatore mi insulta sempre perché dice che devo imparare ad andare molto meglio, perché ti aiuta molto a migliorare tecnicamente anche sullo snowboard. Ed estate appunto andiamo spesso con la mia squadra a fare skateboard in un pump track, che non so se sapete cos'è un pump track, però è fatto in cemento e sono costruite delle gobbe e delle paraboliche, e si vanno, io vedo anche molti ragazzi che vanno con la bici, con i pattini, anche con il monopattino alcuni, e noi ci andiamo con lo skate. Grazie Marica. Grazie. Quali sono i tuoi risultati più belli? Allora, i risultati più belli che ho avuto probabilmente è stato quest'anno, è una gara FIS, quello anche più recente, più bello e soddisfacente. Poi ho avuto un sacco di esperienze belle, come sono stata ai mondiali junior quest'anno in Russia, quindi ho viaggiato, sono andata, cioè era in Siberia, a Krasnoyarsk. Poi sono un ricordo bellissimo, che anche se la gara non è stata, cioè non c'è stato un risultato così bello, però comunque soddisfacente, sono state le Olimpiadi giovanili a Losanna l'anno scorso in Svizzera, ed è stata un'esperienza proprio bellissima che ricorderò comunque sempre. E comunque ho avuto anche tante soddisfazioni magari agli italiani il primo anno, che magari ero un po' la più piccola, e le soddisfazioni più belle secondo me arrivano quando meno te l'aspetti, che poi le ricordi proprio bene, perché non te le aspettavi. Grazie. Niente, grazie a te. Chi sono i tuoi modelli sportivi? Allora, io mi baso un po' su tanti, diciamo, proprio atleti da prendere come esempio, come modello. E a me piace prendere, diciamo, magari una caratteristica, perché alla fine, cioè, non tutti sono perfetti, ognuno, diciamo, ha qualche difetto, magari che ci qualche cosa da migliorare. Però boh, a me piace tanto prendere come esempio, vabbè, una ce l'abbiamo in casa, che è la Michela Moioli, e che vabbè, è proprio del mio stesso sport, quindi sarebbe strano non prenderla come esempio. Poi a me piace tanto, sempre dalle nostre parti, la Goggia. Mi piace tanto anche sciatrici come Schifrin, Lavon, che diciamo non per i loro risultati, perché guardare al risultato è facile comunque prenderle come esempio, però mi piace molto anche magari sui social, che scrivono cose molto particolari, interessanti della loro esperienza, come hanno fatto a superare certe cose, certi infortuni, e quindi sono belle da seguire. Anche dalla mia disciplina mi piace Pierre Voltier, che si è dovuto ritirare per degli infortuni che non gli permettevano più di proseguire, però questi sono comunque tutte delle sport invernali. Grazie. Niente, grazie a te. Ciao. Ciao. Cos'è la cosa particolare del snowboard cross? Allora, il nostro sport sì, è un po' particolare, perché c'è una pista, immaginatevi una pista,
dove ci sono strutture all'interno come gobbe, paraboliche, si chiamano wutang e sono, diciamo, ti faccio il gesto, sono fatti proprio in questo modo, in modo più, diciamo, quadrato. E partiamo tutti insieme, si parte quattro alla volta e i primi due che tagliano l'arrivo del, del traguardo passano alla batteria successiva, così fino ad arrivare in finale. E prima ovviamente di queste batterie ci sono delle qualifiche che a volte non si fanno se il tempo è brutto, si ha poco tempo per organizzarsi così, però solitamente ci sono le qualifiche dove passano le prime 16 donne, i primi 32 uomini. E se si passano queste qualifiche, si fanno queste batterie, fino bisogna passarle fino ad arrivare in finale. E in finale ci si gioca, diciamo, il tutto per tutto, chi arriva primo, secondo, terzo, quarto. E così. E, ed è bello perché comunque quando parti in batteria siete tutti vicini, tutti attaccati, e mentre si scende per la pista ti puoi anche toccare, puoi anche cadere per colpa di un altro. Anche se non l'ha fatto apposta così, però può succedere. Sono cose che succedono, è uno sport un po' strano, diciamo, perché tu puoi perdere la gara magari anche per non colpa tua. Quindi, vabbè, però è bello. Particolare. Molto interessante, grazie. Prego. Devo dirti, mi sono tornato un giorno fa, non ti accaggio, sono anche appassionato di Giro d'Italia io. Va bene, te lo saluto. Grazie. Ti farò vedere il video. Quali sono i tuoi prossimi progetti? Allora, i miei prossimi progetti, quelli più istantanei, diciamo, sono quelli di allenarmi bene quest'estate, prepararmi bene appunto fisicamente e anche sistemare una piccola cosa, perché ho un po' un problema alla spalla che mi fa un po' male, perché quest'inverno mi sono infortunata e quindi vorrei capire bene, vorrei sistemarla definitivamente così da non avere problemi, fare una visita, accertarsi e tutto. E appunto per la prossima stagione invernale, dato che non so se lo sapete perché è uscito da poco, sono entrata a far parte della squadra nazionale giovani e quindi devo allenarmi, ho voglia di migliorare tanto durante la stagione invernale, migliorare tecnicamente, così da fare delle buone gare e avere appunto dei buoni risultati anche in Coppa Europa. E voglio puntare ancora ai mondiali junior a cui quest'anno ho partecipato e che appunto vorrei partecipare anche l'anno prossimo, okay, perché va a convocazione, non ci puoi andare se ci vuoi andare, proprio devi essere convocata. E quindi niente, spero di fare una bella stagione, delle belle gare e essere pronta fisicamente. Grazie. Ciao. Ciao.